Alleluia, alleluia, benedetto il tuo santissimo nome, alleluia. Siamo qui, Signore, alla tua presenza, come sempre, e questa è una grazia, perché effettivamente anche in questo non è né di chi vuole né di chi corre, gloria al tuo santissimo nome. Ma se siamo qui ancora questa sera è per la tua grande benignità, per l'amore, oh Signore, che ci hai sempre mostrato, Signore, con i fatti, non solo a parole. Alleluia, gloria al tuo nome. Quindi questa sera, Signore, dacci un cuore ancora più sensibile, affinché ogni parola che esce dalla nostra bocca possa essere suggerita dal cuore. Sì, oh Signore, in verità. Signore, se io per primo ti dovessi adorare, onorare soltanto con le labbra, preferirei, Signore, neanche non essere nato. Alleluia, gloria al tuo nome. Quindi per me, Signore, la mia vita sei tu. Signore, e da quando, Signore, hai toccato il mio cuore, Signore, mi sono arreso nelle tue mani, sia quando le cose sono andate bene e quando le cose sono andate male. Non ti ho voltato mai la faccia, oh Signore, ma nella prova, nella sofferenza, nella delusione, nell'angoscia e nel dolore, i miei occhi sono stati rivolti sempre a te e tu non mi hai deluso. Alleluia, gloria al tuo nome, perché nel silenzio anche della notte mi hai parlato. Hai vegliato su di me, Signore, su tutti quanti coloro che confidano in te. E questa sera dacci delle labbra per poterti lodare, benedire come tu ne sei degno. E quanto ti chiediamo, Signore, nel nome e per la gloria di Gesù, che insieme a te lo benediciamo in eterno. Alleluia, amen, amen. Alleluia, 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 che vuole dire alleluia, che uno è contento, no? Alleluia, pure con i costi vanno storti, altrimenti come, Giobbe perché sarebbe stato apprezzato e scritto immortalato, possiamo dire veramente immortalato nella Bibbia, perché Giobbe lo ha saputo onorare, anche fratelli, più in basso di così non poteva cadere, ha perso i beni, ha perso la salute, tutte cose, non gli è rimasto niente, eppure
Ecco, ora qua, siamo una spenticella femmina, no? Voi donne, mogli, non fate come la moglie di Giobbe. Ma fammi ria a casa sulla verità e non parlo. Perché ci sono quelle persone che se le cose vanno bene, gloria a Dio, Signore, ma sta benedicendo. Quando le cose vanno male, Signore, io non c'è, io la caglia se c'è. La moglie di Giobbe, come se stava soffrendo, come se stesse soffrendo lei. Ora dopo, in dialetto, è diversa, io la colorisco. C'è un detto, che dice, aiadina fallo, basta se maleducati. E il gallo si prende i meriti, amanti, io la coloria così. Giobbe soffria e la sua moglie si lamentava, bella cosa, no? Quindi attenzione, ecco, vedete perché il Signore ha creato la donna per essere il sostegno, l'aiuto del marito, l'aiuto convenevole. Alleluia. Amen. Quindi quando diciamo le cose magari vanno male, allora la moglie non deve, vedete, scoraggiare il marito. Perché vedete, anche se noi siamo uomini e dice che siamo più forti, però fratelli, come si dice, ciù giaude la montagna, ciù care che derive, no? Quindi noi uomini portiamo molti pesi. Alleluia. E quindi noi abbiamo bisogno di essere incoraggiati. Io mi ricordo, ecco, vi dico, quando, e nausea cosa ancora, state attenti, comportatevi bene nelle famiglie, fra marito e moglie, perché se i vostri figli poi si fanno fidanzati e a fidanzata o fidanzato viene a vostra casa e voi agite male, chi ne scappano per disperati? Mi capisco? State attenti, perché poi voi genitori siete responsabili della mala riuscita del fidanzamento matrimonio di vostri figli. Alleluia. C'era mia madre che quando mio padre si scoraggiava, sapete che ci diceva? Boh, non ti preoccupare, ma niente, non interessava fare della cosa, ti aiuto io, non ti aiuto sempre io, ucimento, tu un pasto io, ti faccio trovare tutte cose pronte. In verità in mia madre ci impastava cemento, anzi di tempo cemento era raro, si impastava, si facevano le cose con la calce, con la calce era, mi ricordo, in pesce, non era calce come oggi la vendono nei sacchi, no? Era in pesce e si metteva a mollo alcuni giorni prima. Si metteva dentro un fusto con l'acqua, lì dentro, e sta pesce da calcio, bollivano, bollivano. Mia madre cosa faceva? Intanto la sera, poi quando, prima che mio padre arrivasse, ma ci pensate mio papà, dopo che ci avvagliava una figliola una volta, non era come oggi, che i muratori, appena si fanno, perché mettono mani alle 7:30, non so, e poi e 4 se ne vanno. Figliola, una volta mio papà metteva mani e 7 e si raccoglieva a sera a casa verso i 9. Si facevano minimo 12 ore di lavoro. Si facevano. Alleluia. E quindi mio papà, poveretto, stanco di una giornata lavorativa, veramente lavorativa, si trovava già mia mamma che ci aveva impastato a gauci.
Casabbia, ve lo dico in verità, io ero ragazzino, io mi ricordo queste cose. Perché si pigliava la sabbia, no? Si faceva un buco in terra, si allargava e poi si metteva sta calce là dentro e poi si impastava, no? In questo momento non mi ricordo come si chiamava, c'era un attrezzo adatto per impastare, non era la pala, no? Era una cosa fatta così, piegata, tipo una zappa, però molto più piegata, leggera, era come una pala, però aveva mano così, e quella si impastava e si faceva a scivolare e poi si tirava. E mia mamma, poveretta, ma quale poveretta, io era felice e contenta, noi fabbricavamo una casa paese. Alleluia, vedi che bella soddisfazione. Oggi perché tutti questi film ne sono, guarda che sono un piccicato che spingole. Oh, aggrazzicatevi e guardate che non avete bisogno di andare a palestra. Non avete bisogno di manco di pigliare pennole e fare cose per dimagrire. A travagliare che sai, no? Perché se tu travagli e ti muovi, ci vuole mangiare pure. Diciamo, Signore mi ha fatto fare questo discorso, perché vedete, è salutare. Questi discorsi sono salutari. Alleluia. Lo so che magari il mio parlare vi dà fastidio, ma d'altra parte, fratelli, due olivi l'hanno odiare tutti. Alleluia. Li devono odiare tutti. Amen. Che dice che quando morono, finalmente ne l'avremmo. Amen. Alleluia. Ma come mi ha ordinato il Signore, io devo parlare, devo ammaestrare, perché altrimenti, fratelli, io sono responsabile. No, altrimenti, sono responsabile. Non è che io un piano suo ho potuto tanto piacere. Il Signore mi ha affidato questo compito, non solo per noi che siamo qui, un piccolo numero, ma per il mondo intero. Alleluia, gloria a Dio. Allora, dobbiamo cantare qualche cantico? Gesù, alleluia. Non dire sono io che ho fatto tutto ciò. Vedete, neanche fa l'apposta. Anche con il calendario, credetemi, non è una falsa modestia, perché potrei fare sceneggiata davanti a voi, cosa che mi farebbe schifo, ma non lo potrei fare davanti al Signore. Allora, il calendario che vi è stato dato,
considerarlo direttamente come da parte di Dio per mezzo di me, come i messaggi dal cielo. Quindi non reputatelo un dono tutto mio, ma per mezzo mio. Amen. Perché ho visto la benedizione del Signore in questo. Certo, in ogni cosa ci sono gli ostacoli, le difficoltà, che per esempio quando l'ho portato la prima volta alla tipografia, mi ero dimenticato una cosa, no? Quindi meno male, per tempo l'ho bloccato la stampa, ho detto aspetta che mi sono dimenticato una cosa, meno male che ancora quello non l'aveva stampato, quindi grazie a Dio. Però poi quando tutto è stato completato, fratelli, io sono rimasto contentissimo, soddisfatto, perché mi è piaciuto, sì, è bello. E le cose belle non le fa l'uomo, le fa solo il Signore. E poi, torno a ripetere, sento questo qui che la cosa è stato un dono che ci ha voluto fare il Signore. Ecco, a me, d'altra parte, come messaggi, per mezzo mio, però non è farina d'un sacco, per dire, no, è sempre il Signore, amen, che dona. Ecco, ora dici, non dire sono io che ho fatto tutto ciò, e il vanto è pur mio nell'abito che ho, ma credi che Dio dispensa le virtù, che godi per Lui che il bene non sei tu. Fratelli, voglio raccontare pure una testimonianza, alleluia. Ho perso un documento, che è importante, era importante. Fratello, l'ho fatto come un pazzo, ho frugato dappertutto, alleluia, in casa, dove potevo pensare di poterlo, di averlo potuto mettere, no? Non c'è stato niente da fare, mi sono disperato e pregavo il Signore, dicevo Signore, Tu solo sai dove si trova. Perché io ho fatto ricerche dappertutto, in ta borsa, la borsa che ho, perché ce l'avevo, pensavo che, quindi esco tutte le cose che avevo in ta borsa, in ta me borsa, chi è che vengo, no, chi è che ho fatto, no? Ho tirato fuori le cose che c'erano dentro, e non era un documento piccolo, abbastanza voluminoso. Non erano piccoline, erano due fogli, uno intero per così e l'altro metà. Amen? A un certo punto disse, Signore, nelle tue mani, perché con quel documento ci sarebbero stati con molta probabilità anche delle conseguenze. Ho detto, Signore, no. Però la testa, fratelli, guardate che quando ci pensavo pure la notte non riuscivo a dormire. Ho detto, ma guarda come che siamo sempre, Signore, ma intanto, e qui non c'è, qui non c'è. Ho frugato dappertutto. Questa notte sento abbaiare i cani. Mi alzo. Esco fuori. E niente. I cani, era un baiare, un abbaiare, non baiare. Oh, non ci facete caso con mio padre, perché errore ne faccio a carretteggi. L'importante è che capito il significato. Allora, era un abbaiare, perché certe volte abbaiano, perché ci sono o cani o gatti che hanno un abbaiare un po' diverso, loro hanno un linguaggio un po' diverso. No? Stanotte era un abbaiare un po', parte da questa vada, cane non sono, cosa? Esco, vado da tutte parti e non si vedeva nulla, non si vedeva nessuno, accendo la luce, tutte cose, non si è visto nessuno. Ma anche a farla apposta sento che improvvisamente una pioggia, che quando ogni volta piove si sente questa cosa, e insomma che sta piovendo, quindi apro, faccio fuori pure per vedere cosa, no, il cielo era pulito, niente, una cosa. Mi corrigo, tutto a posto. Verso, non mi ricordo cosa era. Che ora? Che ora poteva essere? Che ora poteva essere? Ah? Ah? 3 meno 10. Le 3 meno 10, no? 6 meno 10. No? 6 meno 10, no? Prendo la borsa perché dovevo mettere un documento che poi ce l'ho dare pure a Salvatore. Fratelli, erano nella borsa.
un angelo del Signore me li ha portati. Se feci apre la porta stanotte, sasivo, e mi mise i documenti da bossa. Non potevano essere. La bossa, questa che avevo io. E dice tutte cose, e poi non è che uno dice che era qualche bigliettino piccolo. Erano due fogli, ranni, due fotocopie. Quanto foglie di fotocopie, un foglio e mezzo di fotocopie, quindi lei dice che non si poteva vedere. E poi ho tirato fuori la disperazione perché cercava dappertutto. Fratelli, oggi li ho. Erano. Questo Signore, ma sei meraviglioso. Sei meraviglioso. Vede, ecco quando noi chiediamo al Signore. Dove è possibile una cosa, allora la fa fare a noi. Dove è impossibile, la fa Lui. Fratelli, ed io vi giuro per l'Eterno, quello, no, io non l'ho messo, nessuno. Abbiamo frugato in tutti i posti, in tutte le borsature, non si trovava questa cosa qua. E poi, ripeto, non era una cosa piccola. E poi, oh, stavolta l'ho visto, altre volte non la vedevo. Quindi, ecco, insomma, il Signore mi ha visto che effettivamente non ero sereno perché questo documento, insomma, oh, il Signore ha provveduto, e vi posso giurare per l'Eterno che è stato un angelo di Dio che le ha portate nella mia borsa. Questi cani forse appaiavano perché hanno sentito forse una presenza. Sì, 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 e non era, era una presenza tipo di persone, era cose, e infatti poi si sono state zitti. Loro hanno sentito questa presenza. No, e hanno abbaiato, ma pure per farmi uscire fuori, perché in poche parole io dovevo aprire la porta. Dice, ma perché l'angelo non poteva sciasere, aveva bisogno di uscire la porta. Vi spiego perché, perché la stessa domanda me l'hanno fatta a casa. Dice, ma scusa, ma l'angelo, dice, ma, perché io ho detto, sono stato costretto ad aprire la porta. Sapete perché? Perché l'angelo è uno spirito e può passare a porte anche chiuse, però i fogli di carta e documenti non sono spirito. Mi capite? Quindi, e la borsa è stata aperta e poi chiusa, così come faccio sempre io. Mi capite? Perché l'angelo sì, poteva entrare a porte chiuse, figuriamoci, viene in sogno, fare. Però siccome doveva portare una cosa materiale, allora aveva bisogno, amen, altrimenti ma doveva lasciare la reda botta. Ci siamo? Sarebbe stato poco riverente, poco educato, no educato, insomma poco rispettoso, ecco. Invece no, gloria a Dio. Fratelli, siamo rimasti scioccati. Ve lo dico in verità, eravamo scioccati, e tuttora, mi sento proprio scioccato, alleluia, perché ripeto, non era una cosa così, che piccolina, magari dice sì, uno, no, perché le cose dalla borsa, quella che io ho, le ho tirate fuori, amen. Ah, e poi, guardate, gloria a Dio, anche questo particolare, erano messi, erano messi dove io metto il portafoglio. Quindi noi siamo usciti a fare la spesa. Quindi il portafoglio l'ho preso, un portamoneta pigliai magari. Sono venuto anche lì, con questa borsa, e da dentro non ce n'era. Quando io sono venuto, sempre con la stessa borsa, e non ce n'erano. Quindi tutto è accaduto proprio questa notte, gloria a Dio. Gloria all'Altissimo, alleluia. Quindi diciamo questa, pensavo di non raccontarla questa testimonianza, però è stata dentro di me più forte, è stata più forte per dire che noi abbiamo un Dio vivente, alleluia, amen, gloria al Signore Gesù, alleluia. Quindi e tornare a vedere, quindi era messo lì lo stesso scomparto, come si dice, dove tengo io il portafoglio, il portamonete, che devo pigliare sempre tutte cose, non è dice vada, era messo in altro posto, no, era proprio lì, bello pulito, pulito, sia glorificato in Dio, era bello pulito, va bene. E allora mi pare che non c'è altro da aggiungere. Amen. Prego.
Sì, anche due. È successa, diciamo, 2 ore fa. In pratica che è successo? Io poco prima di un incrocio mi sono visto come la macchina distrutta e io mi sono fatto malissimo. In questi, poco prima di passare l'incrocio, io con il semaforo verde. E una voce mi dice, vedi che ti sto proteggendo. Non posso stare, perché? Alleluia, amen, amen, gloria a Dio. Passo questo incrocio col verde pieno, arriva uno col rosso al policlinico, sì, da Villa Giardizio. Sì. Mi dai della strada, io frenando non so neanche io. Gloria a Dio. Poco prima, come se il Signore mi aveva fatto vedere, guarda come si combinava se io non ti proteggevo. Esatto. Due si è fatto malissimo e la macchina era distrutta. Alleluia. E io mi ero visto pure insanguinato in questa scena. Certo. Alleluia. Mi sto pensando se io sono. Gloria a Dio, gloria a Dio, alleluia, amen. Sì, gloria a Dio. Ha visto? Alleluia. Poi dice che siamo fanatici, eh? Sì, prego. Grazie, signore, pure io, perché oggi è successa una cosa analoga, più o meno. Ero con la bici stamattina, ero quasi arrivato a casa, stavo tornando. Mi sono distratto un attimo in un girato, diciamo, ascoltato, mi sono reso conto che potevano uscire delle macchine da tutta questa posto dove stavo. Mi sono visto un signore con la macchina che stavo di volto per scansare. Infatti poi gli ho detto scusa perché effettivamente mi hanno messo in un posto sbagliato. Mi sono reso conto già da quello che ho rischiato del quello che mi è venuto addosso. Per conferma di tutto questo che effettivamente poteva succedere, 30 secondi dopo scendono dei ragazzi con una macchina allo stesso punto dove è passato questo qua. Però in maniera molto veloce, perché se era anzi che quella che andava piano, erano questi altri investimenti che potevano investire. Esatto. Ho realizzato ancora di più che effettivamente ci stiamo guardando. Alleluia, grazie a Dio, gloria a Gesù, alleluia, amen, alleluia, alleluia, noi serviamo il Dio vivente, alleluia, che ci vede e ci protegge, sia glorificato il Dio, alleluia, amen, va bene. E allora vogliamo, quando è stato? O ieri notte o anteri notte, non mi ricordo, non so se ero in dormiveglia o è stato un sogno così. Come mi trovavo in un posto e come una cosa c'erano, forse dovevano essere angeli qualcuno, che mi hanno detto, secondo Timoteo capitolo 4, alleluia, all'indomani mattina ho preso la Bibbia, no? E ho letto cosa c'era secondo Timoteo capitolo 4, però... Ecco, come sempre in preghiera, prima di noi, chiedo dove devo leggere. E il Signore mi ha fatto ricordare che devo perché quella voce era per leggerlo oggi. Alleluia. Amen. Sia glorificato il Dio. Quindi, secondo Timoteo, capitolo 4. Ti scongiuro dunque davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo che ha da giudicare i vivi e i morti, nella sua apparizione e nel suo regno, predica la parola, insisti a tempo e fuori di tempo, riprendi, rimprovera, esorta con ogni impazienza e dottrina. Verrà il tempo infatti in cui non sopporteranno la sana dottrina, ma per prurito di udire si accumuleranno maestri secondo le loro proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità per rivolgersi alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, fai l'opera di evangelista e adempi interamente il tuo ministero. Alleluia. Amen. Fin qui la lettura. Alleluia. Sapete, sia glorificato il Dio, che l'anziano, diciamo, il vero unto di Dio, non è che vive, so perché è l'unto di Dio, vive sempre serenamente, tutto gli va bene. Non ha problemi di alcun genere, no, perché anzi vi dico che
il vero anziano, il vero unto di Dio, ha molti più problemi, diciamo, di ognuno di voi. Amen. E vedete, con tutti i problemi, le difficoltà, deve anche vegliare sulla Chiesa. Perché voi dovete immaginare che l'anziano, il vero anziano, l'anziano che fa, lo fa solo per predicare, per far vedere che sa predicare, che sa parlare, che conosce i versetti a memoria, allora quelli lì a chiesa o muore o campa, non ci fa niente, lo dice tanto io, un vero anziano, il vero unto di Dio, vedete, vive una vita completamente diversa. Alleluia. Perché per esempio io non lo farei mai, mettermi a litigare con un altro per dire no, io so predicare meglio di te. E quindi, amen, perché in tante chiese, alleluia, così le chiamano, no? Ci sono quelli che litigano tra di loro, che deve salire sul pulpito, oppure che deve essere l'anziano, il pastore della chiesa, addirittura in altri luoghi le fanno a votazione, c'è proprio un disordine, un cosa. Fratelli, come si può effettivamente sperare di quegli elementi, di condividere le amarezze, i problemi di ogni singolo fratello o sorella che compongono la chiesa? Alleluia. Amen. Quindi, praticamente, e poi, vedete, la Chiesa stessa, vedete, non è che risponde sempre e che capisce quanto l'anziano invece veglia sulla Chiesa, su tutti quanti. Non è che dice, guarda, perché, fratelli, io vi dico questo, per esempio, ecco, questo in modo tale che voi riusciate a capire quali sono i miei pensieri, i miei sentimenti, le mie vedute. Allora, com'è che Gesù, quando doveva fare qualcosa di importante, portava con sé Pietro, Giacomo e Giovanni? Ma chi dice, tutta là, gli altri apostoli il Signore non li amava? Certo che li amava. Amen, gloria a Dio, altrimenti non li avrebbe scelti, è giusto, all'infuori di Giuda. Amen, gloria a Dio. E allora, ora, vedete, io, in base, ecco, questo sì c'è, perché per esempio io posso avere maggiore fiducia in un fratello o in una sorella più di un altro, questo sì, lo confesso, ma è giusto. E la colpa non è mia, la colpa è vostra, è giusto, perché come io devo conquistare la mia fiducia nei vostri confronti, voi vi dovete conquistare la fiducia nei miei confronti. Perché altrimenti, fratelli, io faccio selezione. Per dire, se io mi devo confidare un qualcosa, diciamo, allora non mi confiderò con un fratello o una sorella che so che effettivamente non hanno quella fiducia nei miei confronti e quindi io me ne accorgo, lo so. Ci siamo? Questo e non, ecco perché, vedete, Gesù stesso sceglieva Pietro, Giacomo e Giovanni, perché si vede che lui trovava in loro qualcosa in più degli altri. Allora, quindi questo è normalismo. Allora, però attenzione, che se un fratello che io ho fiducia più di un altro o una sorella sbagliano nei confronti di altri, io non faccio particolarità, e lo giuro per l'Eterno, non l'ho fatto mai e spero di non farlo mai. Amen? Perché voi lo sapete molto bene, diciamo che alcuni di voi lo potete testimoniare, perché per rispetto c'è una certa confidenza, diciamo, familiarità, però se vai a rimproverare, vai a rimproverare duro, 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 è vero? Non faccio niente, io non voglio.
Ma a mano Geranno, diciamo che ci hai fatto salutare a Giada, a diversi fratelli e pure sorella, no? Ma fratelli, perché? Perché ritengo che è sbagliato. Ma non perché offendono, perché è sbagliato, non si fa così. Quindi io intervengo ora. Non vi nascondo che anche in questi giorni, diciamo che quasi sempre, perché se non è una cosa è un'altra, se non un fratello è un altro fratello, se non è una sorella è un'altra sorella, le delusioni ci sono sempre, no? E quasi quasi ho detto, ma signore, quasi quasi, ma stai muto, non parlo più niente, non faccio più niente. Non a caso, ecco, se è stato, questa notte no, o è stata la notte precedente o due notte fa, che come una cosa, c'erano queste, ecco, dice, secondo Timoteo capitolo, fratelli, io non è che, anche se il Signore mi fa leggere la Bibbia, non è che io la Bibbia faccia a memoria, perché poi io come memoria non ce l'ho tanto, io le cose le dimentico. Quindi io dissi, infatti, che capitolo 4, se voi mi chiedete, fratello, che sta scritto tutto capitolo 4, versetto 2? Faccio, c'è quello da Bibbia e te ne accorgi che lo chiedi. Perché io, cioè io non riesco a memorizzarli. In verità ve lo dico, vedete che non sto scherzando. Ed è bello questo, perché altrimenti io predicherei, perché sa cosa a memoria. A me, invece non sapendo niente a memoria, allora mi devo attenere. E questo, vedete, è per volere di Dio, è il Signore stesso che ci porta, perché come dice, nella debolezza dell'uomo che traggo maggiore gloria. Quindi se io fossi sicuro, con la Bibbia tutta bella a memoria nella mia mente, io non chiederei al Signore, Signore, un nel leggere. Amen. Alleluia. Quindi, perché già conoscendo, me ne andrei a colpo sicuro. Invece, sì, glorificati Dio, questo. E allora, il Signore, vedete, mi ha voluto nuovamente, e io, vedete, non posso tirarmi indietro. Perché, ripeto, quasi quasi, certe volte, quando io vedo che, per esempio, che io con voi parlo una cosa, e voi non mi ubbidite, io scatta in me un qualcosa che va mannare all'autorissimo. Ma non, perché faccio allora, che provi a fare, che faccio a fare se? E quindi scatta, vedete, perché c'è pure l'essere umano, è giusto? Allora, però il Signore, vedete, mi ha voluto dire, e ripeto, non è, che dice, guarda, io lo sapia, perché è stato il Signore stesso che mi ha ordinato, ripeto, nel sogno, che io manco sapevo che dovevo dire, quando poi ho detto, va bene, quindi ti scongiuro, guardate che è grave la cosa, sapete che cosa vuol dire? Che se io dovessi disubbidire a queste parole, pagherei amaramente nei confronti di Dio. Alleluia. Quindi, perché torna a ripetere, non è dici che mi ha detto la frase, oppure mi ha detto il discorso, quello che... No! Quella voce mi ha detto, come dovevano essere, perché c'era un insieme di persone, non ve lo so neanche, non lo so neanche spiegare, però si trattavano argomenti spirituali, ecco, è come una cosa, uno di questi, di questo insieme di persone, di angeli, no? Mi ha detto, secondo Timoteo capitolo 4, oh, gloria a Dio. Domani mattina, quando, perché ripeto, non so se dormiva, era in dormiveglio oppure sogno, non ve lo so dire, fratello, forse è stato un sogno, ma non ha importanza. Amen. E allora ti scongiuro dunque davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo, che ha da giudicare i vivi e i morti nella sua apparizione e nel suo regno, predica la parola, insisti a tempo e fuor di tempo, riprendi, rimprovera, esorta con ogni impazienza e dottrina. Che fareste voi al posto mio? Vi fareste amico dei fratelli e delle sorelle, ci faremo fare tutto il buono, oppure nel timore di Dio continuereste
Ecco, insisti, a tempo e fuori di tempo. Alleluia. Amen. Perché dice, verrà il tempo, infatti, in cui non sopporteranno la sana dottrina. Perché tutti quegli elementi il Signore li sbatte fuori. Perché non sono degni neanche di menzionare il nome di Dio. Alleluia. Alleluia. Amen. E perché, ripeto, il pastore, il vero pastore, deve trattare la Chiesa come figli. Fratelli, io e i miei figli non li accarezzo sempre. Io e i miei figli, c'è quando li accarezzo, c'è quando ci faccio saudare a gialla, c'è pure quando gli si mani. Allora non amo io e i miei figli? Eh? Eh? Quindi, voi cosa fate ai vostri figli? Con i vostri figli che fate? Eh? Ci passate tutti i capricci e non li riprendete, ma se fanno... Ora, voi mi direte, ma noi siamo adulti, quindi non facciamo le monellerie dei bambini. Sì, voi non fate le monellerie dei bambini, però voi, spiritualmente parlando, siete peggio di picciorigi. Quindi l'anziano come padre, come guida spirituale, che cosa fa? Vede, se ne accorge se voi agite bene o agite male. Se poi non volete essere ripresi, peggio per voi. Io faccio la mia parte, voi fate la vostra parte. Amen, gloria al Signore. Perché quasi quasi, ve lo dico in verità, io quasi quasi, e guardate che più di una volta mi è venuto questo coso, speriamo che non mi venga più, perché sbaglierei davanti a Dio. Che dice a lui, Signore, perché te mi sono svuotato? Amen. Amen, gloria a Dio. E allora... ripeto, siccome tante volte, ecco, perché vedo che, fratelli, parliamoci chiaro, dopo tanti anni che si prede, che noi riceviamo ammaestramento da parte del Signore, io vorrei raccogliere più frutti da voi, dalla Chiesa, e io raccolgo poco, me ne accorgo che raccolgo poco. Quindi è come un professore che si sacrifica un anno intero, e la scolaresca, e più scecchie prima. gloria a Dio. Per voi forse, vista da voi, che non siete l'anziano, tutto è giusto, avete ragione, tutto è giusto, tutto è puro, tutto è perfetto. Ma non così agli occhi di Dio, ai miei occhi. Ci siamo. Altrimenti il Signore non gli avrebbe fatto scrivere all'Apostolo Paolo, ti scongiuro dunque davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo che ha da giudicare i vivi e i morti nella sua apparizione e nel suo regno, predica la parola, insisti a tempo, quindi insisti, non ti scoraggiare, falle cantare per dire, va, non ti interessa, vai avanti, tu fai il tuo lavoro, per dire. Poi, e ora che mi ricordo che una volta eravamo a casa del fratello Bastiano, eravamo in preghiera, no? Mi pare che c'ero pure il giovane o altro, perché siamo andati un giorno lì, in preghiera, il Signore, non ricordo se è stato per mezzo di una sorella oppure il Signore l'ha detto direttamente, no, ma forse eravamo in comunione, il Signore mi ha detto, dice, parla, sia che ti ascoltano che non ti ascoltano, che ognuno si perda per la propria caparbietà. Fratello, sta frase sta scolpita in tuo cervello, sicuramente c'eravate pure voi, perché per essere lì c'era una casetta proprio bagata, no? Mi ricordo, mi è rimasta scolpita, fratelli, e quella frase, quando io mi scoraggio, mi viene alla mente, ma Signore non me l'ha detto, parla, sia che ti ascoltano che non ti ascoltano, che ognuno si perda per la propria caparbietà. Allora, ecco, fratelli, io certe volte quando non vedo le cose andare per come dovrebbero, certe volte mi... quasi quasi lascerei ogni cosa. E allora subito il Signore, vedete, è intervenuto, e mi ha fatto udire quella voce nella notte, gloria al Signore. Quindi
predica la parola, insiste a tempo e fuori tempo, riprende, rimprovera, esorta con ogni impazienza e dottrina. Fratelli, alleluia. Ma dite che a mano gireranno. Un po' tutti avete ricevuto qualche riprensione mia, è vero? Qualcuno non ne sa più. C'è la sorella che per 2 anni e mezzo non ci venne manca a chiesa. No, no, non è venuta lei. Non gli ho permesso di venire in chiesa. Gloria a Dio. Perché vedete, con questo, perché io ci tengo, perché io devo rispondere davanti al Signore di tutto ciò che accade nella chiesa. Alleluia. Quindi questa è fresca fresca, fratelli. Perché vedete, umanamente parlando, certe volte mi viene questa cosa, ma due fratello, da sorella, fanno a da maniera, ma poi se ne vanno in perdita, che perdita, agiscono così. E poi quando sbattono cade tanto muro, se ne va. Invece vedete, il Signore non vuole neanche questo. Ecco, insiste, a tempo e fuori tempo. Ora o vi sediate o non vi sediate. Se vi sediate, come si dice in tuo mondo? Venne cattato l'iso. E vi imbriacate. Alleluia. Amen, gloria a Dio. Alleluia. Perché, fratelli, io mi ricordo che mio papà, quando, secondo me, tutto quello che facevo io era tutto giusto. No? Perché credo che tutti i figli, no? Quello che loro fanno è tutto giusto. No? I genitori sono sempre che sbagliano, no? Allora, mio papà, mia mamma poveretta era meno aggressiva, era più accondiscendente. Lei, per metterci un po' di soggezione, faceva: stasera quando viene tuo padre piglia ciò, dico. No, mamma, non ciò dire. Perché sapeva che mio papà aveva delle carezze. Mi accarezzava, sapete, no? Le sue carezze io mi ricordo, restare impressi, no? Fratelli, mio papà mi pigliava con un braccio e con l'altra mano, mi accarezzava il culetto, che pare che mi aveva passato ferro da stiro, perché poi mi bruciava tutto. Vedete che lo stai scherzando, mi bruciava tutto il culetto, cazzo, no? Perché ne aveva una mano di muratore. Ma tu, no? Pigliava il dupeso, sabbia, cauci, una volta, aveva due mani rascuse. Ma quando davano a moffe, chi le dava, uno si raccontava tutta la vita. A me. Però sapete cosa dico? Benedette quelle mani. Benedetta mia madre che ci faceva impaurire nel solo dire, giusta dire quando era trovato il suo conto. Perché altrimenti saremmo cresciuti come legne e come alberelle storti. Invece sia glorificato Dio, grazie a quei pianti, grazie a quelle lacrime, grazie a quella, diciamo, a quelle paure. Perché fratelli, cioè, guardate che poi le cose si capiscono nel tempo. Guardate che c'è tutto faceva io, de piccerede, no? Faceva male, che ci sentiva dire che ci muore padre, muore madre. Facevo io. Io non voglio un muore uno di due, però forse è meglio muore mio padre. Così non mi ammisca. Vedi, i piccerini uno che non te la gente che fa, no? Invece manca a farla apposta, mia mamma morì prima e mio papà morì dopo. Mia mamma è morta a 86 anni e mio padre a 92. E sapete poi quando mi sono quando sono cresciuto e sono diventato adulto, ho incominciato a dire: ah, salute mia mamma, pace, il Signore mi benedice, perché se mio padre, se io non avessi avuto timore di mio padre, chissà quante cose storte avrei fatto. Amen. E non sarei stato quella persona educata come lo sono stato, perché non ho mai sbagliato nei confronti di nessuno per quanto riguarda l'educazione. Ho sempre, anzi vi dico una cosa, che al paese tutti ci dicevano, no, ci dicevano a mia mamma, no, ci sono i tuoi figli che sono educati,
perché come faceva mia madre che li salutava, tutto era cordiale, così, non è che si poteva fare la pubblicinetta, no? Giusto, no? Giusto, no? Pure io salutavo. E tu di cosa figlio? Si faceva un figlio di Santo De Luca, Gaglio, Rosa Spinella. Ah, bravo, tua mamma c'è. Che bene, vedete che bello, figliole, mamme, di sopra e di sotto, di tutte parti. Lasciate la buona testimonianza. Assatela cantare i vostri figli, dateci il giusto, non vi facete pigliare la mano. Alleluia, alleluia. Perché i figli imparano dai genitori, perché crescono insieme ai genitori fino a una certa età. Quindi se i genitori sono bravi, sono, allora bravi saranno pure i figli. Se i genitori sono bastati, maleducati dicono pure i figli. Ci siamo, gloria a Dio. E lasciatemelo dire, anzi, glorifichiamo il Dio, che un Signore ha dato tanta lezione di educazione in tutti i campi. È vero o non è vero? Fratelli, io anche da anziano ho sempre da imparare dal mio Gesù, dal nostro Gesù, dal nostro Padre Celeste, che ci dice sempre come dobbiamo vivere ed agire. Alleluia. Amen, gloria all'Altissimo. Vedete? E allora, alleluia, insisti a tempo e fuor di tempo. Alleluia. Dice, riprendi, rimprovera, esorta con ogni impazienza e dottrina. Ecco, con ogni impazienza e dottrina. Cioè, per dire, non perdere la pazienza. Perché certe volte uno perde la pazienza, no? Come fu Mosè, no? Perché il popolo di Israele, e lui diceva una cosa e chi ne faceva un'altra, a un certo punto dice, ma io devo far uscire acqua da questa roccia, ci fecero perdere la pazienza e ha percosso la roccia due volte. Vedete, fratelli, perdere la pazienza. Mosè, per perdere la pazienza, perché il popolo gli ha fatto perdere la pazienza, non è entrato nella terra promessa. Amen. Fratelli, e io non voglio, io non voglio, per colpa non della Chiesa, perché sia glorificato Dio, perché tutto sommato, insomma, sì, non è che poi la nostra comunità sia composta di gente maleducata, grazie a Dio, però quando il Signore, quando vi arriva qualche riprensione da parte mia, che poi è da parte del Signore, non prendetevela, ma non dico ringraziate me, ma ringraziate il Signore, anche se voi per ora non lo potete capire, perché certe cose si capiscono in base al grado di spiritualità che si possiede. Più spirituale si è, più si comprende. Meno spirituale si è, meno si comprende. Come io quando ero ragazzino, perché non avevo quell'esperienza, ancora avevo poca esperienza, quindi non riuscivo a capire, ad accettare i rimproveri di mio padre e di mia madre. Ma man mano che crescevo, allora, ecco, crescevo fisicamente, anche intellettualmente, incominciavo a capire che le riprensioni di mio padre e di mia madre erano il futuro della mia vita. E grazie anche a quello, oggi non solo ne sto beneficiando io, ma ne state beneficiando anche voi. Amen. Vedete quanto è importante quindi l'ammaestramento dei genitori? Perché i genitori recheranno un bene ai propri figli e poi anche al prossimo. Perché se i figli crescono maleducati, si comporteranno maleducatamente nei confronti del prossimo, e invece di dare una buona testimonianza danno una cattiva testimonianza, che sarà scritta nel registro di Dio, che in quel giorno, ecco come dice, perché pare che uno stava nascendo fuori tema, no? Perché come dice qui l'Apostolo Paolo, ti scongiuro quindi dunque davanti a Dio e al Signore Gesù Cristo, che ha da giudicare, vedete, che ha da giudicare i vivi e i morti nella sua apparizione e nel suo regno, vedete? Quindi le nostre azioni saranno scritte, e quando Gesù verrà a giudicare nella sua apparizione e nel suo regno, lui troverà scritte
tutte quelle azioni infedeli, non gradite agli occhi di Dio, e quelle, fratelli, ci toglieranno parte di quella gioia, di quella felicità eterna. Allora, amen. E non dimentichiamoci una cosa: chi ti vuol bene ti fa piangere, chi ti vuol male ti fa ridere. E Dio ci benedica. Padre Santissimo, alleluia. Ma come potremmo, Signore, alleluia, con parole nostre, Signore, ringraziarti? No, Signore, donaci la tua divina sapienza, le tue virtù, affinché, Signore, non con le parole, ma con la nostra vita, con la nostra obbedienza, Signore, con i sentimenti del cuore, veramente ti possiamo onorare, Signore, in ogni cosa. Accompagnaci alle nostre case, Signore, e benedici le nostre famiglie, sì, oh Signore, perché le nostre famiglie sono le tue famiglie. Glorita la massia la madre, alleluia. Noi viviamo per te come tu vivi per noi. Quindi, oh Signore, onoraci sempre, liberaci da tutte le tentazioni, prove e pericoli, nel nome di Gesù, benedetto con te in eterno. Alleluia, amen, amen. Dio sia lodato, amen.